È un incontro interregionale dove partecipano i ragazzi dell'Abruzzo, i ragazzi del Molise, in più i ragazzi degli istituti agrari sia molisani che abruzzesi. Oggi parliamo di futuro, futuro in agricoltura, dove in un'agricoltura che oggi viene gestita a partire dalle stalle che si gestiscono con il microchip, con sistemi informatici, trattori che viaggiano e che lavorano con il GPS, oggi col diretti in un progetto terra-terra mette in campo un'applicazione Terra Innova che mette in contatto l'agricoltore direttamente con quelle che sono le opportunità finanziarie del territorio e con ampie chance di controllare anche quelli che sono i prezzi dei propri prodotti e di avere una visione a tutto campo sulle opportunità che ci sono. È un libero accesso a questa app? Sì, è un libero accesso, tutti possono scaricare questa app sul proprio telefonino e cominciare subito a lavorare con questa app e a mettersi in contatto con il mondo anche burocratico della pubblica amministrazione, dove può controllare in maniera istantanea quelli che sono i bandi attivi sul nostro territorio e sulla nostra regione. E chi cura la redazione dei dati? La redazione dei dati viene curata a livello centrale e a livello nazionale da Coldiretti, poi viene calato su ogni singola regione a livello regionale con Coldiretti di ogni regione per vedere qual è lo stato dell'arte effettivamente di quelli che sono i bandi aperti o che si dovranno aprire e li mette a disposizione di noi giovani. Diciamo che questa innovazione nasce da un'esigenza di informazione da parte soprattutto dei giovani che si affacciano al mondo dell'agricoltura, ma anche dei giovani agricoltori che si sono già insediati con le proprie aziende. Hanno la necessità di avere informazioni immediate e puntuali e per questo abbiamo creato questa app Terra Innova sullo sviluppo rurale, che è gratuita e consente di avere informazioni sui bandi dello sviluppo rurale della propria regione, sui prezzi di proprio interesse e quindi dei settori e dei prodotti di proprio interesse, e poi ha anche la possibilità di simulare la propria idea imprenditoriale, alla fine della quale viene restituito un primo giudizio di merito sulla fattibilità dell'idea stessa. Poi abbiamo altre sezioni, come per esempio la sezione delle news, che viene costantemente aggiornata, dove vengono riportate le notizie più importanti del settore agricolo, e poi abbiamo anche una sezione relativa anche agli eventi, dove vengono riportati gli eventi più importanti e quindi un continuo aggiornamento per i giovani. Oggi diciamo che il comparto dei giovani è il comparto che in qualche modo ha colto meglio l'opportunità che si è creata nel momento in cui Coldiretti ha voluto 15 anni fa questa legge d'orientamento, no? Questo decreto 228 del 2001. E oggi il giovane, e lo dicono i numeri, probabilmente è quella categoria che ha colto in maniera più efficace, in maniera più efficiente questa opportunità che ci permette oggi di trasformare, che ci permette di avere agriasilo, che ci permette di avere agriturismo, che ci permette di in qualche modo orientarci verso il mercato. Questa app perché? Oggi il giovane imprenditore deve rispondere a questa domanda di mercato, che è una domanda di mercato sempre più ambiziosa, sempre più esigente, e quindi c'è questa necessità che va nella direzione proprio del miglioramento dell'efficienza dell'azienda da un punto di vista della produzione quali quantitativa, da un punto di vista della riduzione dei costi di produzione, ma da un punto di vista proprio di un'agricoltura che vada nella direzione dell'ambiente.